Antonino Castorina è il capogruppo DEM del comune di Reggio Calabria e consigliere metropolitano. Qual è la posizione del Partito Democratico nei confronti della questione aeroporto? Basta polemiche strumentali, ma necessità di lavorare in sinergia tra tutte le istituzioni per valorizzare il nostro scalo. Scalo di Reggio Calabria che deve essere strategico per l'intera area del Mediterraneo. In questi anni l'amministrazione Falcomatà è intervenuta per evitare la chiusura, ha previsto un piano di marketing territoriale impegnando risorse economiche ingenti. Ci aspettiamo però da SACAL il rispetto delle istituzioni e un impegno preciso non solo su come utilizzerà i 25 milioni di euro stanziati sul governo, ma anche rispetto a qual è il piano industriale, economico e strategico per implementare i vettori che opereranno nel nostro territorio, nell'aeroporto di Reggio Calabria, abbattere i prezzi quindi dei biglietti e delle tariffe e potenziare il sistema di collegamento del nostro scalo. Non possiamo essere uno scalo di serie B, vogliamo essere al passo con gli altri aeroporti italiani, vogliamo rispetto e pretendiamo che il nostro scalo possa essere veramente centrale nel Mediterraneo.